via della strada e sul lavoro, rider straniero di 48 anni travolto da un'auto mentre effettuava una consegna lungo il Terraglio. Si tratta della settima vittima ed è inizio settembre, ferito anche l'automobilista. La morte dello studente 18enne in alternanza scuola-lavoro a 90, presidio davanti all'azienda di Cittadini e Unione Popolare, la politica unanime, morti inaccettabili. Rapina a mano armata ieri sera al bar e alla sala slot del parco commerciale Stella di Oderzo. In tre, a volte coperto, hanno costretto le dipendenti a consegnare i contanti fuggendo con 6.000 euro. Violenta rissa, Vittorio Veneto, un 25enne di origine marocchina armato di un coltello, ha ferito un connazionale 34enne. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Ladri in azione nella notte in un supermercato di San Fior, dopo aver scardinato la porta d'ingresso, sono sgagliattolati all'interno, trafugando il fondo cassa circa 1.000 euro e una piccola cassaforte. La Lega, puntida, migliaia di militanti sono tornati a riempire il prato degli storici raduni del Carroccio in 500 dalla Marca. Da Salvini l'impegno ad abolire il canone RAI dal 2023. Alla Loggia dei Cavalieri la consegna del premio Ponte della Bontà destinato al mondo del volontariato. Botta e risposta tra il centro sociale Django, premiato per il dormitorio Caminantes, ed il Comune. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque la cronaca in primo piano con l'ennesima tragedia della strada e sul lavoro. Travolto da un'auto muore un rider 48 anni, si tratta della settima vittima da inizio settembre, ferito anche l'automobilista. Il casco a bordo strada. Se l'era tolto per rispondere ad una chiamata, aveva fermato lo scooter sul ciglio. Tutto è accaduto in un attimo. L'auto, una Nissan Qashqai, è arrivata dalla stessa direzione di marcia e lo ha travolto, trascinandolo nel fossato. La vittima è Roman Zapata, 48 anni, argentino, addetto alla consegna per Food Racers. Un giorno di lavoro per l'uomo, stava portando del cibo quando è venuta la tragedia. Sul Terraglio a Preganziola, all'altezza dello stabilimento Goppion, poco prima delle 14. L'impatto è stato violentissimo. L'auto è finita prima contro un platano e poi nel fosso. Immediatamente si sono fermati per prestare soccorsi alcuni automobilisti di passaggio. Praticamente passando ho visto uno scooter fermo sul lato sinistro e subito 50 metri dopo ho sentito un forte schioppo. Mi sono girato e nello specchietto vedevo una macchina che prendeva in pieno un platano. Mi sono fermato per prestare soccorso, ma non vedevo più la moto e ho chiamato subito il 118. Lo scooter era finito qualche metro più avanti. All'arrivo degli operatori del SUEM 118 per Roman Zapata non c'era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Si tratta della settima vittima dall'inizio di settembre. Incastrato nell'auto anche l'automobilista, un 53enne trevigiano, liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato poi portato in ospedale ferito e in stato di shock. A terra i pezzi dello scooter, parti dell'auto ed il corpo del 48enne che non ha avuto scampo. La dinamica del grave incidente è al vaglio della polizia stradale, che ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Ed ancora cronaca, rapina a mano armata ieri sera al bar e alla sala slot del parco commerciale Stella di Oderzo. In tre, a volto coperto, hanno costretto le dipendenti a consegnare i contanti, riuscendo poi a darsi alla fuga. Telefonata di una dipendente che piangendo mi ha detto che c'era stata una rapina, che erano entrati con le pistole, che l'avevano intimidita per fargli aprire, che è stata costretta ad aprire tutte le casse. Volto coperto dal passamontagna, in tre hanno fatto irruzione ieri sera all'orario di chiusura al Central Park Café, al parco commerciale Stella di Oderzo. Uno di loro impugnava una pistola e per le due dipendenti presenti in quel momento sono stati attimi di grande paura. Probabilmente c'era anche il quarto già in macchina in attesa della fuga, però erano già pronti, probabilmente erano già lì da 5-6 minuti per vedere come funzionava, perché hanno atteso giusto il momento della chiusura, che stavano per accendere gli allarmi. Nel momento prima che accendessero gli allarmi si sono presentati alla porta, gli hanno puntato la pistola. Uno ha afferrato quello che poteva nel bar tabaccheria, l'altro ha costretto una dipendente ad aprirgli la sala slot accanto al locale, sempre di proprietà di Miotto, e qui si è fatto consegnare anche quello che c'era in cassaforte. Circa 6.000 euro il bottino con cui la banda si è dileguata. Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri. Questa mattina Miotto si è recato alla tenenza di Oderzo per la stesura del verbale insieme alle sue dipendenti ancora molto provate. Le hanno strattonate, hanno dei lividi, hanno qualcosa, insomma, anche se
non di sì, non gravi, ma comunque le han scioccate. Bar e sala slot sono rimasti chiusi, sconcerto e dispiacere tra i clienti del parco commerciale di fronte agli avvisi affissi sulle porte. Fa paura, molta. In giornata d'oggi si ha paura di tutto. È una zona sicuramente isolata rispetto magari diciamo ad altri contesti, però è una zona anche molto frequentata che purtroppo magari alla sera avrebbe bisogno di maggiore sicurezza. D'altro canto anche qui a causa del caro energia la sera le luci del piazzale vengono abbassate e in questo caso i malintenzionati di turno ne hanno approfittato. Violenta rissa nel cuore di Vittorio Veneto, un 25enne di origine marocchina armato di un coltello ha ferito un connazionale 34enne, l'aggressore è stato bloccato dai carabinieri. Una discussione pare per futili motivi degenerata in una violenta rissa. È accaduto ieri sera nel centro di Vittorio Veneto. Protagonisti del grave episodio, alcuni stranieri che dalle parole sono passate alle vie di fatto. Un 25enne di origini marocchine ad un tratto ha estratto un'arma da taglio ed ha colpito più volte un connazionale 34enne. La vittima ha riportato diverse ferite da taglio agli arti superiori. Immediatamente sono stati allertati i militari dell'arma e gli uomini del suo M118. L'uomo è stato portato in ospedale con una prognosi di una decina di giorni. I carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto nel corso delle indagini per identificare i partecipanti alla rissa sfociata nell'aggressione hanno rintracciato poco dopo nei dintorni della città il 25enne già noto alle forze dell'ordine che alla vista dei militari ha tentato di sottrarsi al controllo rendendosi necessaria la sua immobilizzazione forzata. Illesi i carabinieri intervenuti, lo straniero arrestato per resistenza a pubblico ufficiale sarà giudicato nelle prossime ore per direttissima presso il Tribunale di Treviso. Colpo nella notte al supermercato Panda Market in via Europa a San Fiore. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso principale ed hanno fatto irruzione all'interno del locale. Prima hanno rubato il fondo cassa del valore di circa 1.000 euro, poi hanno scardinato la cassaforte, non a mura, e sono fuggiti portandosela via. All'interno pare ci fosse qualche migliaio di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano che stanno indagando per risalire all'identità dei malviventi. Nelle prossime ore saranno anche visionate le immagini delle telecamere di sicurezza. Ed ora invece torniamo a parlare della tragedia avvenuta venerdì a Noventa di Piave. Questo pomeriggio si è tenuto un presidio di Unione Popolare con Luigi De Magistris davanti all'azienda per chiedere maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. Presente anche la famiglia Battistetti che ha perso il figlio Mattia in un incidente sul lavoro nel 2021. A noi non interessa la politica, dice Monica, la mamma di Mattia, ma sono tra i pochi che non ci hanno abbandonato. Sul fronte invece giudiziario sarà trasmesso nelle prossime ore alla Procura di Venezia rapporto dei carabinieri di San Donà di Piave e dello Spisal sulla morte del 18enne Giuliano De Seta. L'arresto sotto sequestro, il titolare dell'ABC Service, il trevigiano Luca Brugnerotto, distrutto dalla tragedia, spiega che Giuliano era come un figlio, lo conosceva da tempo perché il padre del ragazzo aveva lavorato con lui. Anch'io, dice, voglio sapere perché Giuliano è morto. Quando è avvenuto l'incidente spiega che il 18enne era insieme ad un suo operaio. Nelle prossime ore sarà eseguito l'esame autoptico sul corpo dello studente. Intanto, come vi ho detto, questo pomeriggio il presidio di Unione Popolare con la presenza anche di Luigi De Magistris. E dopo la tragedia di Noventa di Piave si torna dunque a parlare anche dell'alternanza scuola-lavoro. Non va assolutamente eliminata ma riformata, spiega Michele Zuin di Forza Italia. Si potrebbe pensare ad affiancare lo studente ad un tutor. È giusto, come diceva Urso, che vada fatta una formazione, assolutamente giusta, e anche proprio in età scolare, diciamo, perché è importante che uno capiscano cosa vuol dire il lavoro, due inizino a capire come si fa a lavorare. Certo, va sicuramente nell'onda di questi ultimi incidenti che ci sono stati, riformata la cosa con introduzione, ad esempio, di un tutor, di qualcuno che segua queste persone, proprio passo passo, perché è un investimento che le aziende devono fare nei confronti dei giovani per poi avere delle persone che entrano in azienda e sanno già lavorare. Però va fatto in una maniera diversa, non puoi lasciare giovani così a diciamo così toccare macchine pericolose, o comunque che non sono pericolose ma vanno adeguatamente seguiti dall'azienda. L'azienda deve investire nei giovani, investire nella formazione per poi avere i futuri lavoratori. Chiaro che è completamente diverso dal reddito di cittadinanza, per cui noi
come Forza Italia siamo per il lavoro, per la gente che si forma, per i giovani che entrano nel mondo del lavoro e danno il proprio apporto positivo da giovani nel lavoro. La Lega oggi a Pontida, migliaia di militanti sono tornati a riempire il prato degli storici raduni del Carroccio. In 500 dalla Marca, da Salvini l'impegno ad abolire il canone RAI dal 2023, mentre il presidente Zai ha parlato di autonomia. L'autonomia vale anche la messa in discussione di un governo, l'ha detto appunto il governatore del Veneto dal palco del raduno leghista. A inizio intervento ha definito la riforma dell'autonomia come un'assunzione di responsabilità e poi ha rimarcato più volte le necessità di un intervento normativo in linea con l'esito del referendum sull'autonomia che fu votato in Veneto nel 2014. 8 pullman, indefinito il numero di chi si è mosso in macchina, almeno 500 tra militanti e simpatizzanti dalla Marca Trevigiana a Pontida. Il Carroccio chiama tutti alla mobilitazione per mostrare i muscoli a una settimana dal voto. I vertici veneti parlano di segnale forte. La Lega c'è, dice il commissario Alberto Stefani. Foto e autografi per il segretario federale Matteo Salvini al suo arrivo nel Grande Prato, tornato a riempirsi di gente e bandiere. Dal palco le priorità del partito. Lavoro, pensioni, tasse, bollette, mettere 30 miliardi di euro adesso per permettere agli italiani di pagare la bolletta e lavorare non è un capriccio della Lega, è un sacrosanto dovere del governo in carica. E l'Europa, se c'è, batta un colpo. E poi l'impegno con gli italiani. Dall'anno prossimo zero canone in bolletta della luce e la televisione pubblica fa servizio pubblico come in altri paesi, campando di pubblicità, di profitti e di ascolti. Presidenti di regione e ministri firmano i punti programmatici del partito. Da Treviso presenti il commissario Gianangelo Bofi, il sindaco di Treviso Mario Conte, il presidente della provincia Stefano Marcon e l'elenco è ancora lungo. Un raduno anche questa volta politico e festoso insieme. Bellissima Pontida, ci voleva dopo 2 anni di Covid, dopo 2 anni che non ci trovavamo, una Pontida gremita, tanti militanti, ora siamo qua come sempre in autogrill, con soppressa, buon vino, a festeggiare la Lega. Riduzione del costo del lavoro, flat tax, incrementale emergenza energetica, sono queste le emergenze che dovrà risolvere il nuovo governo nei primi 100 giorni, a dirlo il senatore Adolfo Urso di Fratelli d'Italia. E oggi possiamo dire che noi siamo garanti, Giorgia Meloni quando dice una cosa è quella che pensa e quando lo afferma è quello che realizza. Che l'autonomia è parte integrante del nostro programma di governo, sarà realizzata insieme con il percorso costituzionale che poi ci porterà anche a una repubblica presidenziale, dico insieme perché il percorso dell'autonomia, come sanno meglio i miei colleghi e in generale i cittadini veneti, è un percorso autonomo all'interno della carta costituzionale, quindi non ha bisogno di una riforma istituzionale, per il Paese ha bisogno anche di una riforma istituzionale per rendere più efficiente il governo, più rispondente a quello che hanno scelto i cittadini e quindi noi realizzeremo l'autonomia insieme alla Repubblica Presidenziale. Io penso, per essere molto concreto, che i primi 100 giorni del governo saranno dedicati essenzialmente a ridurre il costo del lavoro, a realizzare la prima forma di flat tax incrementale, a sopperire in maniera decisiva all'emergenza energetica, cioè a determinare i processi di crescita dell'Italia che deve riprendere a crescere, a produrre di più e a realizzare nuova occupazione. Dopo la fase dell'emergenza dei primi 100 giorni dobbiamo mettere subito in atto il cantiere dell'autonomia e la commissione bicamerale per le riforme istituzionali, perché questa è non dico una promessa, un impegno che abbiamo preso tutti insieme nei confronti del Veneto e in questa legislatura, e per me sarebbe orgoglioso dirlo, con un governo che io mi auguro, decideranno ovviamente gli elettori, possa essere guidato da Giorgia Meloni, raggiungeremo questo obiettivo come dire un atto di amore verso il Veneto e come anche quel matrimonio indissolubile, per noi è tale, con la Lega, con Forza Italia, con i moderati, cioè col centrodestra italiano. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
Siamo tornati in studio ed ora parliamo delle novità introdotte dall'emendamento al decreto aiuti bis sul fronte cessione del credito, che rappresentano una boccata d'ossigeno per i costruttori edili, ma il peso dei rincari rischia di mettere in ginocchio il settore. La malattia del nostro settore rischia di aggravarsi se non troviamo la medicina giusta. Usa questa immagine il presidente dei costruttori veneti, disegnando lo stato di salute del settore che ormai da tempo risente dei rincari, condizionato poi dall'impossibilità della cessione del credito legato a quella misura, il superbonus del 110%, che doveva essere un volano per le imprese edili e che in Veneto ha avuto un'importante spinta per il rilancio del comparto. Un meccanismo però che ha messo in difficoltà 4.000 imprese della nostra regione, con 30.000 lavoratori, 33.000 aziende in tutta Italia. Parlo di 33.000 aziende che stanno iniziando a non pagare più non i fornitori, ma addirittura i propri dipendenti. Con un emendamento al decreto aiuti bis, il governo ha dato una prima sostanziale risposta alle richieste dei costruttori, eliminando la responsabilità nell'ambito della cessione del credito, alleggerendo gli oneri per le banche. Resterà soltanto in caso di dolo e colpa grave. Parliamo di cassetti fiscali che hanno circa 20 miliardi di euro da gestire, da vendere. E noi aziende, ahimè, non ce ne facciamo niente di questi soldi nel cassetto fiscale. A noi serve soldi, sono carte, a noi servono i danari per pagare i nostri fornitori. Ma a pesare sul settore ci sono i rincari, dalle materie prime ai trasporti. In un cantiere registriamo aumenti del 30-35%. Costruire una casa oggi costa il 30% in più rispetto a pochi anni fa, sottolinea Ghiotti. Stiamo osservando che tanti cantieri che erano partiti si sono fermati. Quotidianamente stiamo rinunciando a degli interventi. Un po' perché ci chiedono lo sconto in fattura che non siamo in grado di affrontare e un po' perché il continuo aumento dei prezzi, la difficoltà di reperire determinati materiali fanno sì che lavori già assunti o vengono ricontrattualizzati, altrimenti non si possono fare. Continuità e certezze delle misure adottate sono per ANCE una priorità. Se uno mi promette l'assunzione del mio credito e io faccio fronte a quel lavoro e poi il mio credito non viene ritirato da un istituto bancario, io mi trovo in forte difficoltà. Trivellazioni in alto Adriatico e nucleare non devono essere più un tabù, lo ha detto nel corso di una nostra prima edizione Chicco Testa, uno dei massimi esperti di energia in Italia, ex presidente di Enel e Asso Elettrica. Se vogliamo continuare a farci del male, continuiamo a farci del male, però poi non lamentiamoci, no? Perché in Adriatico non è vero, come dice qualcuno, che c'è poco gas. Le riserve conosciute sono piccole, ma le tecniche di ricerca, da quando noi abbiamo fatto le ultime ricerche, sono completamente cambiate. Ci sono stime che ci dicono che ci potrebbero essere alcune centinaia di miliardi di metri cubi di gas. Noi consumiamo 70 miliardi all'anno. L'argomento resta scomodo, ma di certo, vista la situazione generale con i prezzi del gas alle stelle, non più rinviabile. Chicco Testa, storico presidente di Enel, Sorgenia, Asso Elettrica, lo dice con molta chiarezza. Va rivista l'impostazione delle politiche energetiche del paese. Abbiamo deciso che il Mediterraneo non si tocca in alcun modo. No! Grecia, Turchia, Cipro, Malta, Egitto, Israele, Croazia, tutti hanno attività di ricerca di idrocarburi, cioè di gas o di petrolio, e noi siamo gli unici che hanno deciso di non utilizzare una risorsa importantissima. Il ragionamento vale per il ritorno al nucleare. Le tecnologie d'altronde sono cambiate da quando lo stesso Testa negli anni di Chernobyl era alla guida di Legambiente. Io avevo un'opinione antinucleare, ho cambiato idea, l'ho cambiata ormai da un bel pezzo. Il nucleare, al pari di eolico e solare, garantisce zero emissioni, obiettivo non banale in tempi di forti cambiamenti climatici, ma sole e vento, rimarca Testa, non sempre sono disponibili. Nel frattempo
tempo la fotografia che l'ex presidente di Enel scatta non lascia spazio a grandi speranze. Se l'inverno non sarà rigidissimo e se la quota di gas russo che arriva continua ad arrivare, dovremmo farcela quantitativamente, cioè dovremmo farcela ad avere abbastanza gas, visto che abbiamo anche riempito le nostre riserve per superare l'inverno, sperando che non sia un inverno troppo freddo. Però il secondo problema è il prezzo, e sul prezzo, ahimè, non vedo, mi piacerebbe, ma non vedo schiarite nel breve periodo. Per testa l'Europa deve darsi una mossa, quanto al governo che verrà non ci sarebbero grosse alternative. Bisognerà attingere un'altra volta al debito pubblico, sperando che il governo possa mettere in campo incentivi, bonus, robe di questo genere, che non è che sono molto belle, perché poi aumenta il debito continuamente. Risparmiare attraverso la tecnologia, anche noi con piccoli gesti quotidiani possiamo limitare il nostro impatto nel mondo e alleggerire così le nostre bollette. Ne abbiamo parlato con un esperto trevigiano, Massimo Picello, che ha implementato insieme a diversi colleghi la sicurezza dell'app Immuni. Quando vuoi. Elettrodomestici intelligenti, contrattazione con le compagnie fornitrici di energia e gas, domotica. Anche da casa possiamo risparmiare grazie alla tecnologia. Nel mercato sono già presenti nuove applicazioni in grado di aiutarci a ridurre l'impatto degli strumenti che utilizziamo quotidianamente attraverso il controllo. Mediamente, e parliamo di media, il risparmio che si ottiene da una corretta gestione degli strumenti in stand-by vale tra l'8 e il 10% dell'impatto. Importo annuo. A conti fatti, su una bolletta da 1000 euro all'anno di elettricità potremmo arrivare a risparmiare fino a 100 euro gestendo correttamente lo stand-by, spegnendo l'interruttore ai dispositivi come wifi, televisore e computer. La tecnologia ci viene in aiuto. Ci sono delle applicazioni che ci permettono di avere una visibilità molto precisa tramite la connessione con il contatore intelligente di qual è l'impatto di una nostra operazione anche al momento su quello che è il nostro consumo elettrico. Risparmiare con le app offerte gratuitamente dai distributori di energia oppure con le app che da remoto spengono gli strumenti accesi. Poi ci sono le app educative, sono diverse nel panorama della gratuità e vi si possono imparare cose come questa. Il solo sportellino a microonde acceso in verità è un problema dal punto di vista del consumo elettrico, perché diventa molto molto importante in quanto lo strumento si aspetta di dover entrare in funzione subito. Tanta gente questa mattina alla 45esima edizione della Festa dell'Agricoltura Istrana. Il sindaco Gasparini, un panorama a 360 gradi sul nostro mondo agricolo. A Sala di Strana oggi la Fiera Agricola. Mani esperte che lavorano il rame, oppure questi centrini eseguiti con cura con l'uncinetto. Sono alcuni dei mestieri di un tempo che si sono potuti ammirare nella 45esima edizione della Festa dell'Agricoltura. Complici il sole di una bella giornata, a Sala di Strana oggi tanti cittadini hanno voluto essere presenti. Quest'oggi è davvero una grande festa, perché possiamo avere la mostra dei vecchi mestieri, lo spettacolo equestre, riprendiamo con l'esposizione anche zootecnica. Dopo 2 anni di stop, mostra trattori, ci saranno poi prove di aratura e di tutto di più, ecco, anche i nostri mercatini. Una festa dove non poteva mancare la banda musicale ed il tradizionale taglio del nastro che ha dato il via alla festa agricola. È tornata questa storica festa che guarda a 360 gradi al mondo agricolo, una vetrina per l'eccellenza del territorio, ma non solo. Abbiamo fatto incontri informativi che riguardano i temi che sappiamo sono sullo sfondo e che sono la sostenibilità e la transizione, soprattutto quella energetica. Abbiamo poi avuto delle serate di degustazione dei nostri prodotti tipici. Siamo tornati dopo 2 anni di stop, spiega l'assessore all'agricoltura. Siamo ripartiti con, prima cosa, come vedete alle mie spalle, le mucche. Le mucche o le vacche che sono mancate per diversi anni, quest'anno ripartiamo con le mucche. I cavalli, gli attrezzi agricoli, ecco. Vogliamo dare veramente il nome alla ripartenza della festa.
dell'agricoltura. Fra i momenti clou di questa manifestazione, il concorso dei formaggi. Venerdì 23, cena di gala e premiazione delle aziende che si sono distinte. Andiamo a premiare le eccellenze di quelle aziende agricole che allevano le mucche, producono il latte e trasformano il formaggio, che si sono distinte. Come allevatore di bovini, di vacche da latte, è veramente un punto di partenza, perché da qui col concorso formaggi siamo proprio riusciti, cioè valorizziamo i nostri formaggi di fattoria, partiamo da qui. Oltretutto oggi è una giornata della fiera proprio, siamo riusciti a portare anche di diverse razze di bovini da latte e anche abbiamo una splendida rassegna cavalli. Ed eccola l'esibizione con i cavalli fra gli stupiti occhi dei bambini. Una festa che continuerà il 23 con la cena di gala e giovedì 29 con il convegno sulle api. È andato in scena all'Auditorium Luigi Stefanini di Treviso il gioco del Torello, uno spettacolo che porta in scena l'enigma irrisolto dell'omicidio di Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade, uccisa nel 1991 da un assassino tuttora ignoto. Svettavano sopra la linea dei tetti due camini sottili e imbracati da tiranti. Dall'uno uscivano vapori di pane. Dall'altro gli aromi arrotondati e non ancora diluiti dal vento di pasticceria. Ed è con queste parole che Alberto Moscatelli apre il sipario dello spettacolo teatrale Il gioco del Torello, tratto dall'omonimo libro inchiesta del giornalista Gianni Favero Penna, che nel lontano 1991 seguì attentamente il giallo della pasticceria di Roncade, l'omicidio di Sandra Casagrande. Storia che ancora oggi non scrive fine nei titoli di coda, storia rimasta ancora senza un colpevole. Siamo nel 1991, ancora sicuramente non si parla di femminicidio, ancora siamo in una provincia abbastanza profonda, trevigiana, e dove evidentemente le tecniche di indagine non erano ancora così avanti anche dal punto di vista tecnologico come lo sono adesso. Un delitto rimasto irrisolto, come tanti del resto dell'epoca, da più di 30 anni. Un delitto ancora irrisolto, una verità quella su Sandra rimbalzata da una sponda all'altra, proprio come nei campi da calcio, nel famoso gioco del Torello. In occasione della riapertura delle indagini temporanea per un controllo sul DNA di alcuni reperti rimasti dal caso, Gianni organizzò un incontro monotematico con il procuratore Foiadelli nell'auditorium delle scuole medie di Roncade, e per così introdurre l'argomento, far capire alle persone presenti un po' di cosa si stesse parlando, chiese alla compagnia di poter creare una sorta di piccolo monologo introduttivo di una decina di minuti. Allora lo scrivemmo a quattro mani con Gianni e da lì inizia la storia di questo spettacolo. Un giallo che ha più di 30 anni, che mai come oggi potrebbe collocarsi tra le nostre pagine di cronaca nera. L'efferatezza del delitto, per quanto possa avere delle motivazioni forse anche diverse da quella del sentimento della gelosia, però sicuramente denota una forte componente anche di questo. Quindi sì, possiamo parlare di un caso di femminicidio ante litteram. Alla Loggia dei Cavalieri la consegna del premio Ponte della Bontà, destinato al mondo del volontariato, portato avanti dal gruppo folcloristico Trevigiane, giunto alla 46esima edizione. La scena che non ti aspetteresti mai di vedere, l'assessore leghista Gloria Tessarolo consegna a Gaia Righetto, portavoce del centro sociale Giango, il premio Ponte della Bontà per il progetto Caminantes, il dormitorio ricavato all'ex caserma Piave, occupata abusivamente dal collettivo ZTL nel 2014 e poi entrata in un percorso di recupero con lo UAV di Venezia. Esistono decine di persone che stanno ai margini, che vivono in strada e che purtroppo per un motivo o per l'altro non riescono ad essere supportati dalle reti ufficiali. Queste persone nella maggior parte dei casi stanno in una condizione di invisibilità e non vengono considerate. Pensiamo che da questo punto di vista sia necessario fare un percorso anche nella nostra città per modificare radicalmente
le condizioni di queste persone. Quando parliamo di grave marginalità, parliamo di un grande mondo del volontariato, parliamo anche dell'ente che ha una struttura propria, l'asilo notturno di via Pasubio ha una comunità alloggio in centro, quindi il comune c'è, ma da solo, come si diceva giustamente, non può fare tutto. Premiata l'associazione Natale Mazzolà, che opera tra gli anziani delle case di riposo dell'ISRA, l'avvocatessa Caterina Maresio per il suo impegno a favore dei diritti civili, la LILT di Treviso per il servizio di trasporto dei malati oncologici. Sono state trasportate negli ultimi 5 anni 3.800 persone per un totale di oltre 26.000 trasporti, impiegando circa 130.000 ore da parte dei nostri volontari e percorrendo una media annua di oltre 450.000 chilometri. Premiato l'Istituto Comprensivo di San Biagio di Callalta per aver raccolto 12.000 euro devoluti alla famiglia dei due giovanissimi senegalesi annegati a giugno nel Piave, Falou Bop di 14 anni e Bassirou di 18, quest'ultimo morto nel tentativo di soccorrere il fratello. Un gesto, questo anch'esso premiato. La vicepreside Anna Maria Parisi ha ricordato commossa Falou. Falou era un bambino splendido, delizioso. Davvero è stato un percorso di emozioni, abbiamo conosciuto associazioni, persone che hanno lavorato per anni dietro le quinte, quindi ci sembrava doveroso dare un riconoscimento a tutto questo lavoro che stanno facendo, senza chiedere nulla in cambio. Rimaniamo a Treviso, oltre 2.500 partecipanti oggi all'edizione 2022 di Camminare per la Vita, la camminata benefica promossa da Sciare per la Vita Oddiville, di cui è fondatrice e presidente Deborah Compagnoni. Due percorsi di 4 e 10 chilometri tracciati all'interno del Parco dello Storga, quartiere di Santa Maria del Rovere e Parco di Villa Margherita, con partenza da Sant'Artemio, sede della provincia di Treviso. Presenti tante famiglie bambini e cani al seguito, coppie e singoli che hanno approfittato della bella giornata, favorendo così lo scopo benefico dell'iniziativa, raccogliere fondi da devolvere interamente a sostegno dei progetti di cura, assistenza e ricerca in ambito pediatrico. E questa era la nostra ultima notizia, io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un tempo buono grazie alla presenza dell'alta pressione. Vediamo il dettaglio di lunedì 19 settembre. Sul Veneto tanto sole, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Alcuni addensamenti nel corso del pomeriggio saranno possibili sulle zone montane, ma in genere saranno innocui. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 8 e 12 gradi, massime invece tra i 21 e i 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo e senza piogge, sarà decisamente soleggiato con cielo sereno o velato. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime sui 21-24 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento ovunque, qualche annuvolamento sulle zone di confine. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 22-24 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.